Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera a tutti quelli che sono collegati a questo webinar, eh, un saluto anche dalla Sicilia, un saluto a, alla Calabria, un saluto un po' da tutte le regioni d'Italia perché comunque il nostro progetto si estende in varie regioni e quindi un complimento a tutti quelli che hanno deciso di partecipare a questo grande progetto, a quelli che si collegano per la prima volta appunto da queste regioni perché c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di, di concretizzare questa tecnologia anche in Italia. Il mio principale obiettivo, oltre a condividere il grande progetto, è proprio quello di poter creare quelle condizioni necessarie per sviluppare la tecnologia proprio anche qui in Italia perché l'Italia è sempre stato un paese che eh, quando ci sono delle sfide delle, eh, delle conquiste da, da ottenere da raggiungere c'è sempre e noi siamo, facciamo parte di questa di questa squadra di questo progetto Bene, eh, intanto per quelli, soprattutto quelli che si collegano per la prima volta, ehm, non tutti sanno chi è Skyway o perlomeno cos'è cos Skyway. Skyway è semplicemente una nuova eh, generazione di trasporto, che non è solo il trasporto in sé, ma è tutto un eh, volano di eh, sviluppi ehm, eh, industriali, sviluppi economici, miglioramento della vita di tutti noi quindi è un progetto sociale collettivo quindi il beneficio non è mio personale ma è di tutti quelli che eh, lo vorranno e non lo vorranno perché comunque la tecnologia va avanti o ti eh, adatti al, al cambiamento o, oppure ti devi adattare non, non ci sono possibilità di eh, rimanere fermi Bene, da chi è partito questo progetto? Da Anatoly Juninsky. Juninsky è nato nel 49, il 16 aprile, ehm, in una regione vicino a, a Gomelin in Bielorussia, eh, è uno scienziato, un accademico, un ingegnere progettista, ha inventato 140 invenzioni, quindi brevetti, eh, è un autore di 18 libri. 200 pubblicazioni. È il membro della Federazione Cosmonautica Sovietica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una persona che non è nata ieri e non è, eh, non è una persona comune eh, per quello che ha fatto. E quindi il progetto è fondato su una mente, una mente che ha in questi, eh, in questi anni portato avanti. Eh, molto Molte molte sue idee e sue teorie, fino ad arrivare, eh, in questo momento, al progetto pratico e concreto di Skyway. Qui eh, vedete alcune foto che lo ritraggono con dei certificati molto importanti di eh, certificati appunto legati a, a, a delle possibilità di installazione di questa tecnologia anche in paesi molto evoluti, eh, da un punto di vista tecnologico innovativo quale il Giappone, piuttosto che lo vedete in mezzo alla neve che abbraccia la, la, lo, Sky, lo Skyway Bike eh, con il quale eh, si stanno facendo eh, altri test di collaudo, ma che comunque sia ci sono già le certificazioni per poter sviluppare e installare queste linee in paesi che sono già partner di Skyway. un attimo di pazienza perché il bene ecco qui eh, un importante premio che è stato riconosciuto l'eco festival del 2017 luglio punto eh, l'eco festival cos'è? è, è un, un evento organizzato proprio a luglio in Bielorussia dove è presente l'Eco di cui poi parleremo eh, questa sera era. E, questo premio appunto è, è stato riconosciuto a, a, a Skyway perché è una tecnologia innovativa ed è stato nominato come il progetto più innovativo ed ecologico nel settore del trasporto. È una cosa molto importante: innovativo ma soprattutto ecologico perché la tecnologia oggi più che mai deve, necessita di sposare la natura, l'ambiente. Ambiente, eh, e, eh, e, e tuttavia, questo, questo premio eh, fa, eh, diciamo, eh, fa da portavoce a quello che può essere Skyway in termini di eh, innovazione, appunto, ed ecologia. Quindi, Skyway in sostanza è un veicolo che via, può viaggiare a basse velocità in, in eh, circostanze di mh, paesaggi urbanistici extraurbani quindi in, in luoghi dove c'è ci può essere eh, un una, ci possono essere delle barriere architettoniche ma può viaggiare anche ad alte velocità e quindi eh, l'alta velocità eh, è, eh, significa appunto riduzione delle distanze quindi di città più vicine, le possiamo ritenere città più vicine anche quelle a distanza di 300-500 mila chilometri. Skyway appunto è stata riconosciuta l'innovazione del XXI secolo e, perché? Perché ha acquisito in questi ultimi anni, soprattutto eh, nell'ultimo anno, eh, da, proprio dal 2016 ad oggi, ha acquisito delle certificazioni e premi nazionali internazionali. Skyway è un'azienda, eh, è costituita da eh, 200-250 progettisti e professionisti tecnici che sono esperti nel campo dell'innovazione del trasporto, poiché ci sono, eh, è necessario degli uffici dedicati a dei progetti molto complessi e quindi abbiamo una crescita di un'azienda innovativa eh, con un know-how molto importante da poter sviluppare ed espandere anche in, nei paesi che, eh, che adottano questa tecnologia. Dico quelli che i paesi che adottano perché ci sono già dei paesi a tutti gli effetti in partnership con Skyway, Australia e India, ma questo lo vedremo eh, nelle prossime slide. un certificato molto importante vedete che anche la federazione russa si è eh, adoperata per studiare il, il, il progetto Skyway e ha riconosciuto appunto una, eh, Skyway come una tecnologia innovativa qui vedete alcune foto che eh, riportano un pochino eh, le persone che lavorano in Skyway eh, quindi abbiamo diversi reparti e appunto 15 uffici di progettazione per far sì che eh, ci sia la valutazione eh, dei progetti che eh, ovviamente necessitano grandi paesi eh, con gravissimi problemi di, eh, di trasporto, di limitazioni eh, di distanze, limitazioni eh, territoriali e via dicendo. E questi uffici sono dedicati Ogni ufficio è dedicato a un singolo progetto. Ovviamente, anche paesi esterni alla, alla Bielorussia eh, stanno, si stanno muovendo per replicare questa real, importante realtà anche nel proprio paese. Qui vedete invece delle, alcune foto che, che fanno vedere il. il una squadra di, di operai specializzati eh, che eh, lavorano sulle, sui mezzi Skyway eh, vedete una parte di, eh, di reparto dove viene messo eh, un collaudo una, una, un mezzo Skyway e via dicendo quindi questo eh, porta a una, una crescita lavorativa eh, importante Ecco, quali sono i vantaggi di Skyway? Quello che mi ha eh, tratto un anno fa, perché io ho conosciuto Skyway grazie a eh, Gabriella e Beata, che sono eh, due ragazze ungheresi, eh, eh, nelle quali eh, è capitato di avere occasione di, di conoscere l'Aslo, che eh, stasera vedo presente e saluto molto volentieri, eh, eh, e quindi, perché questo. È successo eh, la, proprio un anno fa. Eh, sono avuto, venuto a conoscenza di questa eh, realtà che ovviamente è già sviluppata molto di più nei paesi de dell'est, eh, quali Ungheria eh, e altri paesi eh, dell'est, mentre in Italia era ancora un po' agli arbori un anno fa. Ora invece, eh, grazie al no nostro apporto, alla sensibilizzazione di tante altre persone. E siamo riusciti a sviluppare ma ovviamente c'è tanto ancora da fare e quindi dicevo i vantaggi di Skyway il primo che mi ha appunto tratto a questo progetto è quello di rispettare l'ambiente eh, in qualità di consulente professionista per le energie rinnovabili eh, ovviamente il mio eh, il mio attaccamento eh, il mio interessamento il mio eh, la mia voglia di portare quello che è un rispetto ambientale eh, anche qui in Italia è, è stato molto molto interessato eh, a fare questa cosa e quindi eh, ovviamente il rispetto dell'ambiente per me è il primo tassello fondamentale per valutare studiare una tecnologia e sv poterla sviluppare perché rispetto all'ambiente perché chiaramente <coughs> Uninsky ha creato un sistema dove viene ridotto l'attrito, quindi si riduce il consumo di energia e quella poca energia che viene utilizzata può essere prodotta da energie, da fonti rinnovabili. Quindi riduci danni all'ambiente, minima occupazione de della terra fertile. Anche questo è un aspetto fondamentale per portare dei progetti anche in Italia, perché, perché là eh, non c'è bisogno di espropri, perché questa tecnologia supera ogni limite di barriera architettonica. Quindi di, di, di conseguenza abbiamo anche, anche un aspetto importante che è quello ecologico, perché? Perché è eh, ecologico e eh, di risparmio economico, perché queste linee, eh, a differenza di quelle tradizionali, costano due volte meno per quanto riguarda dal confronto con la ferrovia e quattro volte in meno rispetto alle, alle autostrade. Si riduce il costo della costruzione quindi, ma anche del mantenimento e della gestione. In più, un altro aspetto fondamentale è quello di, eh, di velocizzare la realizzazione. Un altro elemento che è, se vogliamo, il più importante, che è quello della sicurezza. Perché? Perché questi sistemi di trasporto riducono gli incidenti, sappiamo tutti che oggigiorno eh, qualunque sia il mezzo che noi prendiamo con, con probabilità eh, totalmente diverse a partire dall'aereo, il treno e l'automobile, ci sono incidenti, incidenti mortali, incidenti in cui la gente rimane invalida e ehm, proprio per, per, parlando di, di persone che, che in conseguenza di incidenti o comunque alla nascita o comunque durante la vita hanno delle eh, delle limitazioni fisiche skyway eh, unis in particolar modo perché lui il, il cuore il mente di questo di questo progetto ha, ha studiato eh, la tecnologia affinché non ci siano eh, limitazioni eh, architettoniche barriere architettoniche per queste persone che hanno eh, limitazioni Limitate, ehm, diciamo limitate eh, possibilità eh, legate appunto al fatto di avere delle, eh, delle situazioni in cui hanno avuto oppure sono nati per la loro sfortuna eh, con questi deficit eh, fisici e quindi um, io eh, ringrazio S eh, Juninsky proprio anche per questo per essere umile e, e, e più che altro provvedere tutte le necessità eh, che devono risolvere dei problemi come questo. Quindi anche per eh, queste persone un, un grazie a Yuninski che potranno liberamente muoversi a grandi distanze senza eh, difficoltà come ci possono essere nelle nostre città eh, che incontrano nelle nostre città, anche se va detto che negli ultimi anni un pochino di miglioramento c'è stato. Poi eh, chiaramente quindi Riduzione di questi incidenti, anzi, eh, riduzione molto al limite dello zero eh, di questi incidenti perché questi mezzi lavo, eh, viaggiano in sicurezza, non possono esserci a un solo binario. Eh, vedi le ultime stragi dei treni che sono capitate di recente anche in Italia, e, e quindi è molto importante questo aspetto fondamentale, direi e eh, chiaramente la sicurezza è legata al fatto che ci possono essere degli eventi atmosferici eh, che possono creare problemi legati a alluvioni, eh, terremoti, tsunami, venti molto forti perché? perché la natura si sta ribellando e questi fenomeni sono sempre più frequenti e più intensi rispetto a 10, 20, 30 anni fa. Per intenderci, ehm, l'alluvione è uno degli aspetti fondamentali che può essere facilmente risolto appunto con un trasporto di Skyway. Le alluvioni, eh, avete visto come sono, eh, nel, dal 2008 ad oggi c'è stata un'impennata, eh, in Italia c'erano 5, mediamente mh, al di sotto di 5 eventi all'anno, eventi per così dire eh, molto molto intensi. Eh, dal 2008 eh, adesso, ad oggi sono cresciuti fino a 20 eventi all'anno e questo è un grande allarme. E ci sono appunto alluvioni. Quando ci sono queste alluvioni avete tutti voi eh, sicuramente notato queste, eh, questi disastri che, che portano via eh, macchine, distruzione eh, di case, quindi eh, fabbriche che hanno... Eh, praticamente macchinari da, da buttare quindi l'aspetto importante delle alluvioni per i trasporti può essere risolto in questo modo altro eh, aspetto fondamentale direi è anche l'interconnessione che porterà Skyway tra le diverse linee già esistenti siccome eh, l'aeroporto può essere lontano da una stazione piuttosto che da una metropolitana eh, ci possono essere collegamenti di interconnessione tra aeroporti, eh, stazioni eh, ferroviarie, eh, punti di incontro eh, dove ci possono essere eh, ambienti eh, dove i turisti possono arrivare facilmente. Quindi l'interconnessione di Skyway è molto importante oggi più che mai. E non solo interconnessione legata al trasporto di persone, ma anche interconnessione per il trasporto merci vedi i porti i porti dove ci può essere il carico e scarico delle navi è lontano dai, dai porti skyway non ha limiti non ha limiti territoriali non ha limiti ehm, di eh, distanze e anche appunto di ter territori meno, molto meno eh, eh, diciamo eh, attraversabili perché? Eh, perché Skyway è una struttura snella, leggera che può attraversare qualunque eh, territorio eh, senza, senza danneggiarlo e senza avere degli impatti ambientali notevoli come abbiamo avuto in questi anni con eh, autostrade, gallerie, ponti e così via. Vediamo, bene quindi ehm, alla fine di tutto, cosa succede? Skyway perché ci può portare un grande beneficio eh, a tutti noi, alla collettività, eh, al pa ai paesi che lo, lo adopereranno? Perché c'è una riduzione di tutto: riduzione di capitale per la costruzione, riduzione di materiali eh, che non necessitano più per fare impedimenti, per, eh, per fare argini, gallerie, ponti, via, riduce la quantità dei materiali per la costruzione delle strade e ovviamente di conseguenza anche il costo della costruzione e del mantenimento. Riduce anche i costi di gestione chiaramente perché necessita di meno energia, quindi meno energia significa meno costi, ma anche meno personale di supporto sottolineo meno personale perché il personale dovrà adeguarsi e cambiare modalità di lavoro. Faccio un esempio pratico, per costruire una linea non ci saranno eh, solo operai che eh, mettono a rischio la propria vita tutti i giorni, ma ci saranno operai specializzati che faranno andare macchine automatizzate, quindi c'è la possibilità di creare delle linee eh, automatizzando eh, la catena appunto del, della costruzione e quindi questo permetterà di arrivare anche in luoghi dove finora non siamo arrivati con eh, i mezzi eh, ad oggi utilizzati e non c'è bisogno di manutenzione invernale eh, c'è stata un'abbondante nevicata 20 giorni fa dove ha messo in tilt eh, i mezzi di trasporto con Skyway non ci sarebbe questa limitazione perché non c'è problema, anche se viene un metro, un metro e mezzo di neve, Skyway è libero di e al di, di fuori di questo. Qui eh, potete notare come eh, ci, ci possono essere dei componenti della tecnologia SkyWay che presi in, singolarmente non ci potrebbero eh, eh, fare eh, spostare velocemente, eh, ma eh, ogni elemento che è stato eh, progettato e brevettato da Juninsky messo insieme agli altri costituisce la tecnologia SkyWay che ha un carattere eh, diciamo, totalmente innovativo eh, e eh, eh, ovviamente questi elementi eh, sono stati studiati e progettati affinché queste linee siano davvero eh, importanti per ridurre i costi, il tempo per la costruzione e i materiali che necessitano. sera ho le slide che hanno poca voglia di muoversi bene questa è diciamo una, una sezione della stringa eh, che è appunto eh, il, la struttura che sostiene che sostiene il, la strada di skyway per intenderci eh, abbiamo una testa di acciaio eh, che è molto è piatta è una superficie molto piatta a differenza del del binario del treno tradizionale che ha una superficie eh, di appoggio molto ristretta qui invece la, la superficie di appoggio è completamente su tutta eh, la, la larghezza della, della stringa stessa poi abbiamo un materiale di riempimento che è calcestruzzo speciale eh, e all'interno c'è una corda questa corda è costituita da tanti fili di acciaio che sono eh, anticipatamente tesi, e questa tensione fa sì che eh, elimina, eh, elimina la possibilità di dover fare delle interruzioni tra i eh, vari, eh, le vari eh, collegamenti. Quindi, queste interruzioni, che invece sono necessarie eh, per i treni, perché il, la dilatazione termica per il caldo e per il freddo,. Fa sì che ha necessità il binario del treno classico di spazi per, eh, per evitare delle, delle formazioni che eh, causerebbero la non percorriabilità. Invece, qui eh, abbiamo con questi fasci la possibilità di avere, eh, di avere continuità, quindi, non, non, av non abbiamo vibrazioni, non abbiamo rumori, non abbiamo eh, delle. Degli, diciamo, eh, delle situazioni che possono dare fastidio in, per, in eh, tratti di viaggio anche molto lunghi ma anche corti se vogliamo poi c'è l'elemento di fissaggio della corda il corpo della rotaia e il corpo della rotaia stesso che eh, racchiude appunto tutto quello che c'è eh, al, al suo interno di per il, lo spostamento di questi, di questi mezzi è il semplice fatto che la potenza eh, di attrito di questi mezzi è appunto eh, con un parametro di 9,2 eh, a confronto eh, di una potenza di attrito eh, di una gomma eh, su strada di eh, circa 1000 quindi pensate come è stato ridotto di 100 volte l'attrito Eh, potete notare che eh, la, la struttura può avere diverse tipologie di, eh, di collegamento: rotaia flessibile, la rotaia semirigida e la rotaia rigida, a seconda appunto di che cosa viene trasportato. Quella rigida potrà trasportare, eh, diciamo eh, mezzi, eh, mezzi più lunghi, più pesanti e e ovviamente anche il trasporto merci, mentre quella flessibile eh, presenta la caratteristica di trasportare delle unità più piccole, eh, tipo l'unibike, che è una, un mezzo anche a pedalata. Si può pedalare mentre si viaggia e quindi si rende eh, disponibile energia pulita alla, alla, diciamo, al mezzo che si muove elettricamente. E ovviamente la tipologia di struttura è legata anche a un fatto di velocità, ci può essere la struttura flessibile che viene utilizzata per trasporti turistici, per, per linee che sono urbane o extraurbane, ma semplicemente per una riduzione di velocità. La rigida ha una, una velocità di movimento che va da 50-150 km. E, e un raggio, eh, ovviamente viene usata anche eh, per, eh, per non avere solamente linee eh, diritte, ma anche con raggi di curvatura, eh, ovviamente importanti, come eh, si può evincere, eh, da, da film automatici del, Park dove c'è appunto una linea chiusa. Rotaia rigida invece è eh, utilizzata chiaramente per velocità fino a 500 km/h, anche se va già, è già stata studiata una, una possibilità di raggiungere anche gli 800 km/h. Qua ah, vedete in questa fotografia il sistema di eh, sicurezza eh, per l'antideragliamento, chiaramente, perché siccome sono linee sospese in aria, c'è bisogno di un sistema eh, appunto, antideragliamento che mantiene il, il veicolo in sicurezza. Un, sì, un sistema ovviamente che, che aumenta la sicurezza di movimento per 10 volte rispetto alla linea. E tradizionali alta sicurezza anche contro terrorismo e vandalismo. Chiaramente il vandalismo, in primis perché sono linee che non possono essere raggiunte facilmente, sospese in aria, e anche terrorismo perché ci sono sistemi. Buonasera a tutti. Eh, Claudio aveva un po' di problemino, sicuro scadeva la linea, così allora continuo un attimo io. Chi ancora non mi conosce mi chiamo Beata Sudar e abbiamo iniziato questo progetto più o meno un anno fa. Allora, sistema antideagliamento, cosa vuole dire? Questo sistema di antideagliamento è molto molto importante perché dà una sicurezza il sollevamento da terra della struttura ferroviaria aumenta la sicurezza di movimento di circa 100 volte. Poi certamente questo significa che non farà neanche più eh, incidente questo sistema molto molto importante e unico adesso. Ci sono un paio di immagini quando eravamo... Visitare questo Ecotecnoparco abbiamo fatto un paio di foto, Questo è uno dei queste foto. E come avete visto ci sono pannelli solari e la ventola che genera energia. Anche questa è un'immagine, come si potrebbe costruire eh, i veicoli e la struttura bellissimo c'è alcuni bike c'è unibus che va a 150 km per orario e certamente c'è eh, un e-bike sentite eh, ecco claudio già qua <ride> eccomi qua mi sentite ora mi è caduta la linea Ho un problemi di linea questa sera è molto lenta eh, grazie Grazie, grazie Bea che hai, eh, hai sostituito la mia voce forse anche un po' più, più divina. Allora, torniamo a noi: trasporto urbano ed extraurbano. Eh, qui vedete una, una simulazione di una stazione dove eh, su più livelli avete tipologie di linee diverse: 150 km orari massimi per l'unibike o l'unibus. Mentre 500 km orari per eh, diciamo l'unibus uni, eh, ad alta velocità. Trasporto urbano eh, abbiamo detto a seconda delle tipologie di linea avrete velocità diverse. E eh, numero di passeggeri eh, trasportati diverso e distanze di trasporto ancora diverse. Quindi a seconda della situazione dell'esigenza che ci può che si può eh, riscontrare che si può avere eh, eh, in ogni situazione quindi eh, a seconda di quante persone devono essere trasportate a seconda di quante merci al giorno devono essere eh, dislocate a seconda di quanto è la distanza ovviamente vengono create delle linee ad hoc ehm, diciamo eh, vestite vengono vestiti i progetti a seconda di quello che è necessario fare. È un, una linea eh, sartoriale, cioè adattata alle esigenze di quel territorio. Trasporto merci, ecco, le, il trasporto merci avrà un grande impatto con queste linee, impatto economico, i paesi che si stanno già muovendo per avere queste linee saranno i paesi eh, con un'alta eh, un prestazione, un alto eh, sviluppo economico perché saranno molto concorrenziali sui prezzi. Ovviamente perché? Perché questi, queste linee di trasporto riducono i tempi di consegna, i costi e quindi abbattono, eh, anche il, eh, abbattono i costi e quindi sono più eh, eh, concorrenziali rispetto all'economia mondiale. Quindi un'attenzione un importante è proprio sulle linee merci, merci che vengono trasportate fino a 200.000 tonnellate all'anno, con distanze di trasporto fino a anche a 10.000 km. Quindi queste linee di trasporto sono cruciali, fondamentali per paesi che vogliono rilanciarsi eh, nell'economia. Vedi appunto l'India, l'Indonesia, eh, la la Cina, l'Australia, quei paesi che vogliono eh, rimanere al passo eh, con i tempi. Chiaramente eh, anche l'Italia può fare il, il, il suo gioco nel suo, nel suo territorio, che dipende molto dalle da persone che, che lo svilupperanno. Poi c'è il trasporto extraurbano ad alta velocità fino a 500 km/h che permetterà di eh, avvicinare le distanze delle città faccio un esempio io oggi sono qui eh, qui a Bologna che parlo con voi eh, ho la possibilità di prendere una, una linea ad alta velocità e trovarmi in poche ore a Parigi piuttosto che Londra piuttosto che domani mattina a Mosca e quindi e questo fa sì che le persone si muoveranno più velocemente in sicurezza e mentre si muovono in velocemente, in sicurezza, possono fare de altro, dedicarsi ad altro, dedicarsi ad altri. E quindi eh, è un concetto nuovo che dobbiamo ovviamente eh, cominciare a pensarlo perché lo, eh, a, a breve poi lo vivremo insieme. Il traffico passeggeri fino a un milione di persone al giorno. Pensate come queste linee hanno un'enorme capacità di trasporto. E qui vedete un pochino le possibilità. Eh, vedete il camion autocarro, in sostanza i camion possono essere trasportati su queste linee, poi scendono da questa linea e, 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 e proseguono nell'ultimo miglio. Mi viene in mente questo ultimo miglio perché io ho lavorato per 12 anni nel settore delle telecomunicazioni e come sapete l'ultimo miglio è in sostanza l'ultimo collegamento che viene fatto eh, dalle dorsali delle fibre ottiche alle, alle utenze, alle case, alle aziende. In questo caso l'ultimo miglio può essere la stessa macchina, lo stesso, ehm, lo stesso camion che si muovono. Nelle, nelle strade tradizionali mentre invece usano queste dorsali per andare molto velocemente a un costo eh, irrisorio senza inquinare una cosa incredibile questa veramente più la, la, la immagine la penso e più è straordinaria e, carico e scarico terminali automatizzati cioè questi si possono fare delle linee che vanno dal, dai punti di Smistamento alle zone dove si eh, trasporta le materie prime, tutto automatizzato. Quindi, una cosa molto molto importante la, la possibilità anche, eh, come dicevo prima, di fare eh, delle linee anche di brevi tratti che possono aiutare il carico e lo scarico delle merci in sicurezza e lasciare le grandi navi eh, merci lontane dai porti che possono eh, essere un rischio eh, nelle manovre possono essere un rischio di, di, di guasti e di rotture per il mare stesso e per gli, e per gli esseri viventi che, che, lo, che lo abitano e soprattutto per mantenere anche i porti più, più puliti più eh, vivibili eh, senza poi considerare poi le, le, le smart city, le città lineari dove ci si può muovere liberamente al di sopra delle, eh, delle, delle abitazioni e al di fuori da ponti stradali, ponti ferroviari, cioè si può superare tutte queste barriere comodamente con delle linee sopraelevate che eh, sono collegate con del, dei punti eh, che chiamiamo eh, terminali, stazioni, ma stazioni non lo sono perché possono essere palazzi dove ci sono gli uffici, gli appartamenti e quindi io esco di casa, sa, eh, faccio due metri, salgo su Skyway e mi porto al lavoro lontano anche da 200-300 km e di sera di nuovo torno a casa. Questo è quello che possiamo immaginare. Qui vedete invece una, eh, una casa ecologica che è stata progettata e studiata ad hoc da Uninsky. Vedete come la tecnologia, l'architettura, quindi, quindi gli architetti qui hanno modo di sbizzarrirsi perché l'architettura fa sì che si deve eh, adattare alla natura e la natura può, eh, na può eh, convivere con tecnologia eh, innovativa. E quindi qua abbiamo una casa eh, che è esteticamente è molto più... Eh, meno impattante sull'ambiente e soprattutto eh, può essere ecologica, eh, ecologica a impatto zero significa che può eh, sfruttare eh, attraverso il sole e il vento le energie rinnovabili, non ha più bisogno del gas perché con eh, soluzioni eh, termodinamiche si possono eh, raccogliere eh, le energie, i calori. Eh, Dall'ambiente circostante e così via. Insomma, eh, abbiamo un, un edificio che utilizza sistemi di energia rinnovabile che sono elementi costruttivi di progettazione in linea con eh, il trasporto eh, ecologico che può essere eh, Skyway. Anche appunto, eh, le città lineari possono avere un grande eh, aiuto, bene. Del, del trasporto eh, su piste eh, Skyway eh, attraverso appunto questa eh, possibilità di linee con eh, strutture flessibili e, e, lo, e la flessibilità viene utilizzata per migliorare anche la, la riduzione dei costi. Qui vedete due immagini eh, dell'EcoTechnopark, una eh, in primavera, una eh, invernale eh, dell'unibike in basso e dell'unibass in alto, vedete come le linee sono completamente diverse. Quella in alto è una struttura rigida, dove sopra può passare un altro mezzo, mentre l'unibike è, eh, è in una struttura semi-rigida, eh, una struttura semi-rigida che da lontano sembra non esserci. Quindi, sembrano navicelle che si muovono in sostanza. Pensione. qui altre foto che eh, riportano la possibilità chiaramente di, eh, di linee con eh, dei mezzi più grandi quella sopra è una simulazione mentre quelle sotto sono due foto reali una sempre dell'unibike in bielorussia l'Ecotecnopark che l'altra sempre l'Ecotecnopark è una cabina eh, visitabile quando eh, quando c'era appunto la, la festa e, e questa cabina era anche alla la fiera di, di bielorussia dove c'era la possibilità di eh, visitarla qui invece vedete alcune tipologie di, eh, di un e-bike a una persona due persone tre persone quattro persone cinque, fino a cinque persone eh, può aggiungere è una velocità massima di 120 km/h ma le unibike hanno il, il, il diciamo il vantaggio di poter creare delle linee eh, sostenibili per una anche se vogliamo un, una visita turistica per guardare i luoghi vicini di che si attraversano qui vedete invece altre tipologie di unibas che sono eh, più più grandi di dimensione perché? Perché può essere una linea dove c'è maggiore flusso di persone. Questo è l'unibus invece ha 24 persone che può raggiungere distanze fino a 10.000 km a una velocità massima di 500 km orari. Ecco, da dove è partito il? Il progetto di Unitsky. Il progetto di Unitsky è partito nel 2001, fondamentalmente con la prima tecnologia SkyWay sperimentata a Oderi, una città vicino a Mosca. L'ex governatore della provincia di Krasnoyarsk ha contribuito personalmente a questa realizzazione. Vedete nelle foto come viene usato per testare le, le, le linee un camion. Eh, un camion del periodo della guerra. Mentre qui invece beh, foto molto più recenti di quest'anno, 2017, quindi sono passati 16 anni, vedete come si è evoluto la, il progetto e la tecnologia eh, con mezzi reali, mezzi pronti a essere utilizzati in larga scala in progetti, eh, in, progetti in altri paesi. Questo parco eh, ha 36, è costituito da 36 ettari di terreno che eh, la Bielorussia ha concesso per eh, realizzare questo ecotecnopark. Questo ecotecnopark è eh, diciamo una, una vetrina, chiamatelo, eh, una dimostrazione eh, di alta tecnologia eh, affinché le delegazioni dei vari paesi gli interessati, gli imprenditori, chi vuole realizzare delle linee di questo tipo può andare a visitare e vi eh, suggerisco già di segnarvi una data molto importante che è quella delle, della prima settimana di luglio quando ci sarà il terzo Ecotecno Park, l'Ecotecno Festival dove avremo la possibilità di vedere, di provare probabilmente anche la linea ad alta velocità, quella che Stanno costruendo che deve raggiungere una distanza di 15 km per ottenere tutte le certificazioni in sicurezza, eh, visto che raggiungendo 500 km orari è necessaria una lunghezza molto più, eh, più lunga, una lunghezza molto più, più estesa. La fase di costruzione quindi eh, Unis che è partito nel 78 con quest'idea nel 1986 ha eh, pubblicato degli, degli articoli dicendo che eh, aveva trovato la, la soluzione teorica per portare eh, le merci nello spazio attraverso un sistema che non utilizzava più i razzi a propulsione, quindi minor energia, minore inquinamento per portare merci nello spazio. Poi eh, successivamente poi, eh, ha ragionato anche sul fatto di muoversi velocemente anche sulla Terra prima ancora di andare nello spazio e quindi lo sviluppo tecnologico ci ha portati fino al 2014 quando è iniziata la fase di investimento. Questa fase di investimento è costituita da 15 fasi, siamo alla fase 10, imminente la fase 11, queste fasi costituiscono, rappresentano lo sviluppo del, del progetto sia in termini di raccolta fondi, sia in termini di, ehm, di stati di avanzamento esecutivi, quali può essere la costruzione delle linee, le certificazioni, eh, gli accordi internazionali per le, la progettazione e lo sviluppo di progetti in altri paesi. Quindi dal 2014 al 2015 chi ha sostenuto questo progetto è stato molto lungimirante e visionario perché con, eh, con poche, pochi soldi è riuscito a ottenere tante quote, ovviamente era maggiore il rischio eh, che il progetto non, non fosse portato a termine e man mano che sono passati eh, i mesi e gli anni si è arrivati a, eh, nel, dal 2015 al 2016 alla costruzione quindi a parità di, eh, di investimento a parità di soldi eh, ovviamente eh, vengono riconosciute meno azioni perché perché il rischio diminuisce e quindi io pre ti premio un pochino di meno eh, e così via eh, da ribadire che mh, se si parla di investimento eh, aggiungo questa cosa qui non si parla di eh, prodotti finanziari perché non siamo dei promotori finanziari ma semplicemente parliamo di eh, possibilità di aderire a un progetto nel quale noi avremo la, la possibilità di avere delle quote azionarie, quote di partecipazione all'azienda e di fatto saremo proprietari di questa società nel, in proporzione a quante quote uno ha eh, a disposizione. Quindi non sono ovviamente dei prodotti finanziari perché come tali i prodotti finanziari eh, hanno una garanzia di interesse, qui non c'è eh, nessuna percentuale di garanzia di certezza, ovviamente ci sono grandi presupposti che tutto vada per, eh, per la fase conclusiva perché siamo ora alla, alla fine del 2017 e proprio in questo anno di sviluppo della dimostrazione e certificazione delle linee per proiettarci appunto alla diffusione delle tecnologie in tutto il mondo. Quindi siamo nel momento più importante per chi conosce questo progetto in questo momento perché, perché si possono ancora avere delle quote anche se le quote si stanno riducendo velocemente, siamo circa a 54. Eh, miliardi di quote distribuite eh, ce ne sono ancora eh, su, sul progetto Ecotecno 60 miliardi e quindi siamo, ce ne saranno ancora 6-7 miliardi eh, e poi eh, si esauriscono. Ma me, eh, ovviamente ci sono comunque ci saranno ancora eh, gli sviluppi di, di progetti direzionali nei vari paesi e quindi ci sarà la possibilità ancora di partecipare a questi progetti che. Skyway sviluppa chiaramente con minor vantaggio perché c'è perché maggiore certezza quando una cosa è certa non, eh, non ci ripaga di, di tanto quando invece la, la cosa non è certa abbiamo un maggiore eh, beneficio qualora poi possa andare eh, in porto eh, chiaramente qui eh, parliamo di diffusione di tecnologie in tutto il mondo tecnologie che portano a Innovative e fondamentale appunto per la nostra società. Qui esempio pratico di preordini per il sistema di trasporto: più di 180 miliardi di euro tra piste ad alta velocità che collegheranno Londra, Berlino, Mosca, piste ad alta velocità a Melbourne, Sydney, Brisbane e continuando in giro per Australia e così via, Russia, India, Bolivia, Emirati Arabi. Andiamo a vedere. Quali sono gli aspetti importanti per questi paesi? Il primo fra tutti è l'Australia, Australia, eh, che è eh, diciamo comandata per questo progetto dall'ex ministro Roduc che è intervenuto è stato presente diverse volte all'Ecotechno Park, viceversa Unis, che è andato in Australia poco, anche un mese fa eh, a eh, siglare degli accordi eh, importanti dove. Skyway avrà una sede in Australia, quindi avremo Skyway eh, Australia. Stanno lavorando per creare eh, altri ecotecnoparchi in vari posti del mondo. Questo permetterà di avere più stabilità aziendale, più eh, certificazioni, più sviluppi e più, eh, e più consolidamento eh, dell'azienda della, dell e di tutti noi. Qui invece un altro contratto molto importante, uno dei più importanti di quest'anno, il 17 febbraio 2017. Come vedete, il 17 ci porta fortuna. In India è stato stipulato appunto questo pro, eh, contratto, che include ben tre progetti, per un totale di 926 milioni di dollari. Questi tre progetti vanno realizzati in tre diversi stati indiani. qua vedete delle foto che. Eh, rappresentano un pochino gli accordi eh, tra Juninsky e eh, il presidente indiano. Qui appunto una cartina dove potete vedere le dorsali rosse e blu che collegano le principali città, eh, e poi tante altre linee, perché un aspetto importante in India è proprio quello del, della comunicazione, non hanno linee adeguate per collegare le varie città e soprattutto hanno grossi problemi di inondazioni, le inondazioni isolano le città anche per 30 km, mentre invece con Skyway questo pro grosso problema sarebbe totalmente eliminato. Qui si parla di 4,5 milioni di chilometri, è veramente tanto tanto, tanto. Cioè, non mi sembra eh, vero, in realtà è proprio una cosa... 4,5 milioni di chilometri sono veramente tanti e tutto questo viene progettato dagli nostri studi di progettazione dedicati ad ogni singolo progetto perché ogni singolo progetto è un grande progetto molto complesso. Skyway ovviamente è alla ribalta nei migliori eh, incontri fieristici eh, sulla mobilità e sul trasporto è stata quest'anno presente il 30 marzo in Indonesia, e eh, a Jakarta, mentre invece l'anno scorso ho partecipato all'Innotrans a Berlino in ottobre, proprio quando io sono entrato in questo progetto eh, per diversificare un pochino questo, eh, queste cose, chiaramente eh, eh, ho proprio visto che era presente Trans di Berlino, eh, l'Innotrans viene eh, organizzato ogni due anni e eh, Skyway è già in prima linea per partecipare all'InnoTrans 2018 a settembre-ottobre del prossimo anno. Qui vedete invece il primo progetto commerciale, è un, è un progetto di un urban track, quindi praticamente una linea eh, urbana eh, che collegherà eh, la prima fase per, collegherà diverse città per 12 km nella seconda fase invece collegherà due importanti città Ranchi o E, diciamo, eh, io non, per le pronunce non sono molto bravo, Jamsetpur intercity Track l'India in eh, 129 km quindi queste sono le prime due linee vedete come mh, si mi è partito tutto qui vediamo se riesco a ritornare ecco vedete qui eh, come Beh. niente qui non vuole stasera fare i capricci il mio computer eh? Eh, abbiate pazienza un attimo ok qua siamo già a carta allora non muovo più il cursore perché impazzisce la presentazione ecco volevo farvi notare come questo primo progetto commerciale è localizzato in una piccola parte dell'India pensate come è grande questa questa, questa regione insomma con questo paese e... qua invece anche gli Emirati Arabi non stanno a guardare e eh, cosa fanno anche loro investono 1,5 miliardi di dollari per collegare i vari, eh, vari luoghi di interesse eh, perché possono collegare va le varie isole e eh, stanno lavorando anche per fare delle linee nel deserto dove sappiamo che il problema della sabbia è molto eh, molto serio e, e quindi anche qui stanno studiando delle soluzioni che vorrebbero avere in essere già eh, nel 2020 quando avranno eventi mondiali molto importanti la mongolia anche lei ha sottoscritto degli, dei preaccordi eh, con Uninsky e qui una fotografia molto molto eh, convincente del fatto che il Dalai Lama riconosce Skyway una tecnologia a impatto ambientale ridotto che può, che può essere utilizzata anche per creare linee in Tibet e raggiungere la propria casa del Dalai Lama quindi vedete come eh, Uninsky è riuscito a cogliere è riuscito a cogliere eh, anche il suo interesse ecco ci sono io vi consiglio tutti voi penso che tutti voi siate già eh, iscritti eh, nella, nella vostra area personale di informazione qui si parla di, di essere registrati semplicemente per avere informazioni e approfondimenti potete chiedere eh, alle persone che vi hanno invitato qui Naturalmente nella vostra area personale tutti i giorni potete trovare gli eventi, le notizie, le informazioni. Le ultime novità eh, de dell'ultimo mese sono la registrazione dei marchi eh, di, di Skyway, il marchio combinato e formato con caratteri latini S e W, che sta appunto per Skyway, eh, insomma hanno registrato dei marchi. Ah, eh, la, la fase importante, nella seconda fase dei test di accettazione, ehm, lo studio è stato sottoposto a, a diverse eh, tipologie di caratteristiche legate alla sicurezza, alla comodità, eh, alla corretta al corsa, cioè nel, vuol dire a come si muove eh, il mezzo. Eh, e Ovviamente ehm, eh, ci sono anche dei test legati a come è la sensazione di, di viaggiare su queste navicelle e qui eh, è stato descritto come eh, che, mh, queste navicelle non vanno ma galleggiano eh, perché hanno una, un, diciamo, un, eh, un movimento che un, può essere quello che è quello di... Come le navi che seguono le onde. Skyway è naturalmente eh, presente al trasporto alla, alla mostra del trasporto in eh, Russia. E poi ci sono altri eh, altre eh, notizie molto importanti. Una tra tutte è che eh, eh, il Giappone ha, eh, ha rilasciato a UNISC quattro certificati. Brevetti: eh, il Giappone, pensate che comunque è all'avanguardia sui trasporti con i treni a levitazione magnetica, anche se sono molto costosi e non possono essere affatto utilizzati per pensare a una rete globale mondiale, perché chiaramente i costi sono troppo eh, onerosi. Ehm, altra cosa, altra notizia molto importante che sono stati ricevuti tre brevetti mh, della in Repubblica di Bielorussia eh, eh, per cinque disegni industriali eh, che sono, fanno parte comunque di tutti eh, i mezzi mobili di, del, del sistema di trasporto a corda. Altro aspetto importante è che eh, il 31 ottobre 2017, quindi meno di un mese fa, la società, anzi un mese fa la società australiana SAI Global ha rilasciato un certificato eh, a Zaostring String Technology che conferma la conformità del sistema di gestione ambientale utilizzato in azienda ai requisiti dello standard internazionale. Quindi diciamo che tutti, eh, tutte le condizioni e le situazioni per far diventare una grande azienda sono eh, rispettate. Ecco, ehm, vediamo un attimo, eh, abbiamo visto che dal 2014 al 2017 c'è diciamo, lo sviluppo, la raccolta di, di fondi per lo sviluppo dell'Ecotechno Park. Come vengono raccolti questi fondi? Attraverso delle, una, società, eh, una società che si chiama First Skyway Invest Group, che eh, praticamente questa società ha eh, la, la delega il contratto di raccogliere fondi questa società in realtà è suddivisa in skyway capital che è un marchio commerciale eh, ovviamente che fa parte comunque del gruppo skyway eh, e, eh, e l'altra eh, società è eh, skyway invest group skyway invest group e skyway capital che eh, fanno, fanno sì che eh, Diventano il gruppo First Skyway Invest Group, Sono, è un fondo di investimento indipendente che appunto raccoglie questi fondi, questi fondi vengono convertiti in azioni, queste azioni vengono rilasciate dalla Uninsky Corporation, che è la società eh, di, di Uninsky e eh, sottoscritte con un certificato originale dalla eh, eh, Euro Skyway eh, Invest Group. Insomma, diciamo che anche la società da un punto di vista eh, organizzativo, commerciale, finanziario è stata studiata per fare eh, una società eh, molto molto importante a livello mondiale. Cosa può cambiare nella nostra vita questo progetto? Allora, questo progetto è eh, innanzitutto un vantaggioso investimento azionario di per sé comunque. Possiamo dire che non è un prodotto finanziario ma è, è un crowd investing ossia a fronte di eh, soldi che vengono eh, con, diciamo, a, assegnati a questa società la società in cambio riconosce delle quote queste quote inizialmente nel 2014 eh, vengono, venivano date eh, un numero di quote pari a 500 per ogni, eh, valo, eh, per ogni dollaro quindi un dollaro volevano 500 quote Oggi un dollaro vale circa 85 quote, quindi è notevolmente ridotto e arriveremo alla condizione che una quota avrà un valore di un dollaro. Quindi pensate nel momento in cui una quota avrà un valore di un dollaro, andate a moltiplicare il vostro dollaro per il numero delle quote e otterrete il vostro potenziale capitale di queste azioni. Ma chiaramente queste azioni non sono solo un... un una conversione di capitale di valore eh, assoluto, ma sono anche un'importante eh, un, un situazione in cui potreste avere nel tempo dei dividendi per la vita, che sono ovviamente questi dividendi proporzionati al numero delle azioni possedute e in base ai fatturati eh, che eh, provengono appunto dal, dai contratti che vengono fatti con, nei vari paesi, con aziende, eh, governi e via dicendo. Chi eh, sostiene questo progetto sostiene anche l'innovazione e il lavoro futuro di persone specializzate, sì, perché eh, la tecnologia porta a innovazione, a persone che dovranno formarsi, quindi ci sarà una cooperazione tra la società e l'università e non solo in Bielorussia ma anche in tutti i paesi che si stanno adeguando per sviluppare Skyway. La proprietà intellettuale appunto di questa, questo progetto secondo esperti indipendenti si aggira a 400 miliardi di sterline. Quindi noi tutti noi eh, dal primo che acquista una, eh, una quota all'ultimo che acquista un X% di quote a livello mondiale, siamo tutti uguali, e nel senso che siamo tutti coproprietari di questa società globale. Io eh, faccio un appunto e ringrazio Juninsky per questa possibilità eh, che ha dato a tutti quelli che vorranno di parteciparvi come singoli cittadini, come eh, aziende, come imprenditori, come istituzioni e via dicendo. Ecco qui eh, in sostanza riprendo un pochino tutte le società che fanno parte del gruppo Skyway, eh, eh, appunto Skyway Capital, noi rappresentiamo eh, Skyway Capital, eh, rappresentiamo di fatto Skyway in generale, ma siamo diciamo, organizzati da Skyway Capital. Qui eh, c'è Skyway Invest Group, anche questa è una società che raccoglie fondi. Eh, eh, la, no, la differenza può essere un pochino il fatto che Skyway Capital si dedica non solo alla raccolta fondi ma anche allo sviluppo eventualmente, soprattutto in questo eh, ambito, posso dirlo per l'Italia, per eh, sviluppo eh, della tecnologia e perché no anche della produzione della tecnologia qualora ci fossero delle commesse importanti anche in Italia. E qui vedete in sintesi alcune i pacchetti che si possono prendere de, di queste quote si può partire da pacchetti che dedicate ai bambini infatti i bambini eh, che hanno eh, la, eh, la diciamo eh, un'età che non, non, è, non supera quella della maggioretà età di 18 anni hanno la possibilità di eh, avere assegnate queste quote fino a 18 anni ovviamente decide eh, le, eh, diciamo, eh, l'adulto che ha opzionato questi pacchetti, dalla maggior età, chiaramente sono loro invece, che, eh, qualora avessero ancora la possibilità di poter avere di diritto. Questi, questi pacchetti, avranno la scelta eh, di farne di quello che, che, che vorranno, ovviamente. Questi pacchetti hanno uno scontino ancora dell'85 barra 100 perché 85 barra 100 perché dipende molto eh, dipende da quante azioni vengono prese e da dalle modalità dei pagamenti e, quindi eh, questa questa cosa è molto importante perché eh, a chi prende 300 quote con 15 dollari si possa Fino ad arrivare anche a 8 milioni di quote, perché no? Con 50 mila dollari. Dipende molto da chi eh, vede questo progetto, da chi lo vuole eh, cavalcare e via dicendo. Qua ci sono diverse tipologie di pacchetti, vi consiglio di. Eh, di di partecipare cioè penso anche che sia importante per chi non vorrà fare nulla anche per chi non vorrà fare nulla di partecipare ugualmente eh, perché con solo 15 dollari si prendono 300 quote e 300 quote di per sé oggi non valgono niente eh, un giorno anche non molto lontano potrebbe avere migliaia di dollari come abbiamo già visto in altri in altri contesti ma che tuttora possiamo vedere eh, sicuramente avete sentito parlare oggi, oggi nei giornali nelle televisioni eh, del bitcoin eh, che eh, ovviamente non tutti sanno che cos'è ma questo bitcoin ha raggiunto eh, un, un valore di 11.000 eh, dollari 11.400 dollari oggi eh, ed è aumentato in un anno di, no, del 940%. Ed è un bitcoin, che cos'è un bitcoin? Una moneta digitale che di per sé non si vede nemmeno. Quindi, capite come può essere potenzialmente molto più grande questo progetto Nul, senza nulla togliere eh, alla moneta digitale, che è il mezzo eh, tecnologico degli scambi futuri presenti che, che si potrà avere quindi anche per chi vorrà solo eh, cioè per chi non vorrà fare nulla consiglio ovviamente di partecipare anche con 15 dollari ma partecipare perché partecipano gli studenti eh, che prendono anche delle, delle quote se vogliamo da 250 dollari per avere eh, 18.750 50 quote che il prossimo anno potranno eh, valere molto di più di 18.750 dollari quindi un consiglio eh, è questo poi ci sono altri pacchetti per dei bonus chiaramente perché chi non è solo eh, spettatore ma partecipa eh, attivamente può avere anche dei bonus che potrà utilizzare Qui ci sono eh, diverse tipologie di eh, fasi eh, nella, eh, nel rilascio dei certificati. L'ultima fase, quella del certificato in originale che possiamo anche eh, prenotare dalla, eh, direttamente da Mosca, arriva questo certificato speciale al costo di 10 dollari dove viene specificato che eh, nel momento del, dell'entrata in borsa eh, momento di entrata in borsa che è non è ancora una data certa ufficiale ma ufficiosamente sarà tra 6-8 mesi quindi è vicinissimo ma anche se fosse un anno un anno e mezzo poco importa e, e, e questo certificato speciale appunto può essere eh, ricevuto a casa eh, direttamente da mosca perché vi dicevo sottolineo e vi ripeto eh, che chi vorrà fare lo spettatore vedere come si evolverà il progetto di prendere comunque 15 dollari di, di quote perché nel 1998 eh, sheridan investì 100 dollari su un'idea quindi non su un progetto già esistente ma su un'idea che era appunto google e oggi questa quota è stimata in un miliardo di dollari quindi prendete 300 quote prendete almeno minimo 300 quote di skyway perché queste un giorno non tanto lontano potranno eh, valere molto molto di più perché pensate che siete i più eh, fortunati eh, ma diciamo che la fortuna non, non, non arriva ma si cerca eh, eh, tuttavia siete tra i pochi che ancora conoscete skyway perché Skyway non, non se ne parla eh, ancora nei media, nei telegiornali, eh, come appunto il bitcoin in questi giorni. E, e quando però se ne parlerà, ovviamente noi saremo già con, come quelli che eh, sei mesi fa hanno comprato il bitcoin a 300 dollari, oggi vale 11.000 dollari. Invece, eh, questa è un'altra... È, è analogo come come progetto, solo che il progetto è molto più ampio e più vasto, non è un progetto, è il progetto. E avrete dei dividendi per la vita. Quindi è fondamentale essere presenti in questo progetto. Altro esempio importante, Apple con Steve Jobs il 10 eh, investimento di 8 dollari nel 1976 in 38 anni aumentò di 6.874.900%, no, che è mensilmente il 15.914%. Quindi 8 dollari dopo 38 anni sono 550.000 dollari di eh, valore. Quindi pensate veramente a quante... Volete prendere? Siamo una eh, realtà. Eh, L'investimento nel 1996 è stato di 60 mila dollari a Alibaba, e eh, questo aumento di 38,5 milioni di volte per, ha, ha portato a un valore di che oggi è stimato a 231 miliardi di dollari. Quindi, Siccome eh, gli esperti economici ritengono Skyway che aumenterà del 1000%, non è un valore molto grande se confrontato con questi valori. Quindi fate i vostri conti eh, e il 1000% eh, che cosa vi può portare 300 quote di eh, Skyway. Se poi sono invece di 300 sono 3.000, sono 30.000, sono 300.000, il moltiplicatore sarà molto più importante così come i vostri dividendi a vita. Bene, se avete domande scrivetele qui nel, negli appunti e valuteremo tutte le, le, queste domande. Ma la domanda più importante è: che cosa rischiate oggi? Che cosa rischiate oggi a tenere i vostri risparmi? dove li tenete in questo momento che cosa rischiate oggi eh, di ehm, cosa rischiate oggi appunto eh, se non aderite a questo progetto più che a cosa rischiate se aderite quindi la domanda che mi sono fatto io un anno fa è stata questa mi conviene più non fare lo spettatore o partecipare a, a questa a questa ehm, a questo Progetto che è mondiale, si parla di rete internet delle cose. Quindi fate un'analogia: negli anni '90 internet era un'utopia. Pensare di mandare un'immagine, una foto in tempo reale eh, dall'altra parte del mondo oggi è una cosa eh, che i bambini danno per scontato. Oggi noi non diamo per scontato di spostarci dall'altra Altra parte del mondo in poche ore, ancora meno di un aereo. E domani i bambini eh, che nasceranno lo daranno per scontato. Con questo vi do un, un saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione, per aver dedicato tempo a questo progetto e aver sottratto tempo ai vostri, ai vostri impegni, alle vostre famiglie, ai vostri hobby e eh, un arrivederci sentirci il numero è a disposizione per tante altre domande e dubbi che vi possono venire per il resto potete chiedere a chi vi ha eh, portato questa sera a sentire questa presentazione di skyway perché chi eh, progetta e realizza skyway salva il pianeta un saluto a tutti